Investita da fiamma, ritorno mentre accende fuoco usando alcol etilico, grave donna a Maierato. Una donna di circa 30 anni è stata ricoverata in condizioni giudicate serie dopo essersi ustionata a seguito di un incidente domestico. Il fatto è successo a Maierato. La donna, secondo quanto si è appreso, mentre tentava di accendere il fuoco in una stufa o nel caminetto usando dell'alcol etilico, è stata investita in pieno dalla fiammata di ritorno che le ha provocato ferite su tutto il corpo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto in considerazione della gravità delle ustioni hanno richiesto l'invio dell'elisoccorso che ha trasportato la donna in un centro specializzato per la cura delle ustioni, dove è stata ricoverata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Linea dura contro trafficanti e più flussi regolari, le nuove norme varate dal governo a Cutro. Pene più dure contro gli scafisti e verso chi organizza e promuove tratta di persone, nuove norme sulla semplificazione delle procedure di espulsione per il potenziamento dei centri di permanenza finalizzati al rimpatrio. Sono solo alcuni dei punti cruciali del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri riunito a Cutro in via straordinaria sotto la presidenza di Giorgia Meloni dopo la tragedia dei migranti accaduta lo scorso 26 febbraio. Questo CDM, ha spiegato la Presidente del Consiglio al termine della riunione nel corso di una conferenza stampa organizzata all'interno del Comune di Cutro, che abbiamo voluto celebrare a Cutro e ringrazio tutti a partire dal Sindaco per l'accoglienza e i cittadini, lo abbiamo voluto fare qui perché all'indomani della tragedia del 26 febbraio volevamo dare un segnale concreto della nostra attenzione. È la prima volta che viene celebrato un CDM nel luogo in cui si è svolta una tragedia come questa. Abbiamo licenziato un decreto-legge che affronta questa materia e lo abbiamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabili di questa tragedia. La nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza. Non potevamo, ha aggiunto, non dare un segnale che non fosse concreto. Il nostro compito è cercare soluzioni e il modo migliore per onorare queste vittime e fare quello che si può fare perché queste tragedie non abbiano a ripetersi. Da un punto di vista politico, Meloni ha tenuto a precisare che se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a modificare la linea del governo, si sbaglia di grosso. Noi confermiamo la nostra linea, ha ribadito la Premier. È la dimostrazione del fatto che non c'è una politica più responsabile e la volontà di interrompere la tratta degli scafisti. Vogliamo combattere la schiavitù del terzo millennio rappresentata da queste organizzazioni criminali. E ancora, non vogliamo replicare l'approccio di chi negli anni ha lasciato gli scafisti indisturbati. Faremo di tutto. Un altro modo per combattere i trafficanti è dare il messaggio che in Italia non conviene entrare illegalmente, non conviene pagare gli scafisti. Non conviene pagare gli scafisti e rischiare di morire. Per questo, ha aggiunto, ripristiniamo i decreti flussi che negli ultimi anni sono stati praticamente azzerati, che avranno una cadenza triennale. Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a modificare la linea del governo, si sbagliano di grosso. Noi confermiamo la nostra linea, è la dimostrazione del fatto che non c'è una politica più responsabile e la volontà di interrompere la tratta degli scafisti. Vogliamo combattere la schiavitù del terzo millennio rappresentata da queste organizzazioni criminali. La norma principale del decreto appena approvato, ha spiegato Meloni, riguarda i reati legati alla tratta delle persone e prevede un aumento delle pene dei trafficanti e dei migranti. Si introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione. Il decreto flussi viene allargato e reso pluriennale. L'obiettivo è assegnare quote privilegiate ai paesi che collaborano più efficacemente nel contrastare le partenze di migranti irregolari e nell'accettare i rimpatri. Il governo, con il decreto-legge, punta a dare un'accelerata ai corridoi umanitari, manifestando disponibilità anche ad aderire alle evacuazioni umanitarie e ai programmi di reinsediamento. Un elemento che considero molto importante è che il reato verrà perseguito dall'Italia, anche se commesso al di fuori dai confini nazionali. Chi si rende responsabile di lesioni gravi o morte è perseguibile per un reato che consideriamo universale. Non colpire dunque solo chi sta sui barconi, ma anche i trafficanti. Vogliamo cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo. Manifestazione di protesta a Cutro contro il governo, no alla politica fatta sui morti.
Noi siamo qui perché la Calabria non ci sta, la Calabria ha un cuore grande, al contrario di questo governo e di chi tira le parti di questo governo che ha mortificato la nostra terra, perché siamo stati abbandonati da soli in questa emergenza. 70 morti nel Palamilone, dal primo giorno l'assistenza in maniera approssimativa affidata ai volontari che grazie al loro sacrificio hanno fatto in modo che le cose non andassero peggio di come stanno andando. Ieri l'ultimo oltraggio, l'oltraggio ai morti, 70 bare che volevano, in pratica, volevano spostarle contro la volontà dei familiari, dei superstiti e di chi era accorso lì, contro la volontà, quindi dei cari, dei defunti, volevano spostare le bare per mettere tutto il silenzio perché oggi c'era il Consiglio dei Ministri a Cutro. Di fronte a questo abbiamo il dovere come calabresi di dire basta. Abbiamo emigrato anche noi, è la stessa politica che abbandona le persone in mare, è la stessa politica che a noi ci affama e ci costringe a scappare dalla nostra terra. Sono gli stessi e criminalizzano allo stesso modo le persone. Abbiamo visto qual è la retorica, abbiamo visto qual è l'atteggiamento del governo. Oggi questo finto cordoglio noi non lo rifiutiamo, rifiutiamo la loro presenza, rifiutiamo l'idea di una Calabria asservita a queste persone, rifiutiamo chi si mette prono rispetto a quelle che sono le passerelle di un governo che gioca qui oggi la sua battaglia politica e stanno facendo politica sui morti. E noi siamo qui a dire basta, perché noi questi li abbiamo visti, li abbiamo pianti, non dobbiamo più da 2 settimane e questa cosa è una cosa indegna. Naufragio a Cutro, a Bologna i funerali islamici per 7 vittime. Sono arrivati a Bologna 7 feretri dei migranti naufragati il 26 febbraio davanti alla spiaggia di Cutro e si svolgerà il rito funebre secondo la liturgia prevista dalla religione islamica. Le esequie saranno officiate da Yassin Lafram, presidente dell'Unione della Comunità Islamica d'Italia, che parteciperanno anche Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e Igor Taruffi, assessore Emiliano Romagnolo alle politiche per l'immigrazione. I familiari intanto sono stati accolti in una struttura ricettiva messa a disposizione dal comune di Bologna e 4 salme di vittime afghane sono partite alla volta di Kabul. Il trasferimento si è reso possibile grazie all'interessamento diretto delle famiglie delle vittime che nei giorni scorsi si erano messe in contatto con un'agenzia straniera di onoranze funebri, dopo essere riuscite ad avere tutte le autorizzazioni necessarie per il trasferimento. Le salme, secondo quanto si è appreso, andranno prima in Germania e da qui in Turchia, per poi arrivare in Afghanistan. È stato possibile anche avviare l'iter per l'espatrio di altre 12 salme di vittime afghane, iter che sarà completato nei prossimi giorni, seguendo lo stesso percorso delle 4 partite. Casa della Comunità di Serre, il comitato rincara la dose, gravi responsabilità del sindaco. L'interminabile duello epistolare tra il sindaco Alfredo Barillari e il comitato San Bruno prosegue con una missiva di quest'ultimo, nella quale vengono addossate al primo cittadino grandi e gravi responsabilità politiche e morali. Il sodalizio premette l'esistenza di aperture del Dipartimento Tutela della Salute all'allocazione della casa della comunità fuori dai locali dell'ospedale, condizionate e proposte da concretizzare in tempi brevi, riscontrando il balletto dei rinvii e della malcelata e ferma volontà a lasciare andare le cose così com'erano, state decise all'epoca dal commissario Giuliano, da parte del sindaco. Non tocca a noi, sottolinea il comitato, valutare se la sua è stata un'errata valutazione. O è stato un atto di pressappochismo, sta di fatto che comunque è stato espresso parere favorevole che ha dato il via alla progettazione da parte dei tecnici dell'ASP all'allocazione della casa della comunità su tutto il secondo piano dell'ospedale San Bruno. Il comitato accusa Barillari di aver fatto perdere del tempo prezioso e di aver tratto in inganno i cittadini, salvo poi essere quasi costretto ad accettare, seppur con tutte le precauzioni e le riserve possibili ed immaginabili, la proposta del comitato sull'utilizzo dell'attuale distretto. La necessità di allocare la stessa fuori dall'ospedale, specifica il sodalizio, è un convincimento che il Comitato ha maturato fin dalla sua costituzione e si fonda su dati oggettivi contemplati da leggi e regolamenti che non consentono di allocare le case della comunità in strutture ospedaliere che non siano dismesse e non più inserite nella rete ospedaliera regionale, mentre grazie a Dio il San Bruno è previsto quale ospedale di zona disagiata o di montagna. Inoltre, ridurre gli spazi del presidio ospedaliero dedicandoli ad un servizio prettamente territoriale ed estremamente importante comporta, come del resto già deliberato dai vertici dell'ASP, la reale perdita di strutture complesse, la cui allocazione era prevista al secondo piano.
Ad avviso del Comitato, sia il tempo disponibile entro il 2026, sia il notevole finanziamento previsto sicuramente sono sufficienti a rispettare i tempi e i costi da coprire per una struttura da realizzarsi in moduli prefabbricati. Queste considerazioni vengono prodotte per l'affermazione della verità e per stimolare lontani da ogni polemica e di qualsivoglia argomentazione che possa suscitare interessi di carattere politico locale o di richiami a responsabilità passate o future di vario tipo, una sinergia ed una collaborazione che possa portare all'unico obiettivo, che è quello della difesa estrema dell'ospedale. Condanna sindaco sospeso Reggio Calabria, giudici disegno criminoso. Non v'è dubbio che con la delibera in esame la Giunta Comunale abbia di fatto disposto l'affidamento dei servizi e dei locali del Miramare al di fuori del perimetro normativo, eludendo la procedura ad evidenza pubblica e la valutazione comparativa di specifici progetti prevista per una maggiore garanzia del servizio di valorizzazione di un immobile di interesse culturale. Lo affermano i giudici d'appello nelle motivazioni della sentenza del processo Miramare, con cui il sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è stato condannato ad un anno di reclusione, con sospensione della pena per abuso d'ufficio. In primo grado a Falcomatà erano stati inflitti un anno e 4 mesi di reclusione. Il procedimento contro Falcomatà, sindaco anche della città metropolitana, è sospeso da entrambe le cariche in base alla legge Severino. È scaturito da un'inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria sui presunti illeciti nelle procedure di affidamento nel 2015 del Grand Hotel Miramare di proprietà comunale all'associazione Il Sottoscala, riconducibile all'imprenditore Paolo Zagarella. Al centro delle indagini, in particolare, i presunti rapporti tra Falcomatà e Zagarella, il quale in occasione delle elezioni comunali del 2014 aveva concesso gratuitamente al sindaco alcuni locali di sua proprietà per ospitarvi la segreteria politica. Insieme a Falcomatà, nello stesso processo, sono stati condannati a 6 mesi di reclusione, sempre per abuso d'ufficio e con sospensione della pena, 7 ex assessori: Saverio Angelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Murano, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Condannati alla stessa pena anche lo stesso imprenditore Zagarella, l'ex segretario comunale Giovanna Antonia Acquaviva e l'ex dirigente Maria Luisa Spanò. Secondo la Corte d'Appello, presieduta da Lucia Monaco Falcomatà, è stato il vero regista e dominus della vicenda. Per i giudici di secondo grado, infatti, l'affidamento del Miramare all'amico Zagarella è stato il vero obiettivo del disegno criminoso promosso da Falcomatà. Ed ora parliamo di calcio con le interviste dell'attaccante del Chiaravalle Michele Zaffino e al tecnico Bruno Bellini. Ritorna la vittoria al Chiaravalle dopo la sconfitta inflitta dal giudice sportivo con il Borgia e conquista 3 punti d'oro contro la Rombiolese e si prepara lo scontro contro il Real Montepaone che ha bisogno di punti per cercare di mettersi fuori dalla zona play-out. E non sarà facile per i ragazzi del tecnico Bellini. Sentiamo in merito Michele Zaffino e Bruno Bellini. Michele Zaffino, bomber del Chiaravalle, si conferma capocannoniere, vice capocannoniere di questo torneo. Ancora un gol contro l'ultima con la Rombialese. Le sue impressioni su questo campionato del Chiaravalle? Stiamo facendo bene, grazie ad uno staff e ad un presidente che non ci fa mancare nulla, ma ancora c'è tanto lavoro da fare. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è almeno entrare nei playoff con il miglior piazzamento. Primi ormai c'è il San Nicola che sta viaggiando a un ritmo abbastanza alto ed è difficile, però noi mettiamo il nostro e diamo il massimo fino alla fine. Un peccato il punto perso con il Borgia. Eh sì, quello è davvero un peccato, però non molliamo. Siamo ancora lì nonostante il punto di penalizzazione e ce la giocheremo fino alla fine contro tutti e tutto. Un bel gruppo comunque. Sì, è un gruppo fantastico fatto di ragazzi per bene, anche gli argentini si stanno comportando bene con noi e quindi ci siamo integrati bene, dai. È stato scritto che la doppietta è stata fatta da Zaffino, ma la doppietta è stata fatta da fratello Zaffino domenica. Sì, dai fratelli Zaffini, uno io, uno mio fratello, che meritava il gol, dai, per l'impegno che mette, ogni allenamento, e quando entra, gioca poco purtroppo, però quando entra fa bene e dimostra di poter far parte di questo gruppo.
Lei fa un doppio mestiere, anche quello del settore giovanile per quanto riguarda Serra San Bruno e tipo la Serresi. La SD San Bruno si chiama la mia scuola calcio, è una scuola calcio nata nel 2019, siamo io e mio fratello insieme e stiamo cercando di portare a Serra quello che ancora non c'è, quindi cioè, non c'è mai stato. Però piano piano lavoriamo bene, collaboriamo con tanti professionisti e quindi cerchiamo di valorizzare prima di tutto i ragazzi e anche il territorio di Serra San Bruno. Quanti sono i ragazzi che partecipano alla scuola calcio? Circa 80 ragazzi, dai 5 ai 16 anni. Bisogna dire che Teleione sarà presente in qualche vostra giornata sportiva prossimamente. Certo, ti aspettiamo 12, 13 e 14 giugno dove ci sarà uno stage internazionale dove ci saranno presenti due tecnici, uno tutti e due ex professionisti di Serie A, uno anche ha fatto qualche presenza con la nazionale italiana e ti aspettiamo volentieri, certo. Con mister Bellini analizziamo quest'ultima giornata del campionato, il San Nicola vola, e gli altri non mollano, però il Ceravalle non molla nemmeno. Sì, il San Nicola vola, San Nicola è strutturata per vincere il campionato, c'è un bel distacco rispetto alle altre, però tutte quante le prime 5-6 squadre tengono il passo, diciamo. Ecco. Partita di domenica, abbiamo fatto un ottimo risultato contro una squadra ostica come la Rombiolese, una squadra che ha lottato per portare a casa qualche punticino, però noi siamo stati bravi e dopo un primo tempo un pochino sottotono, però dovuto anche al fatto che avevamo tante assenze in squadra per causa salute eccetera eccetera, però siamo stati bravi comunque a riorganizzarci bene e a portare i tre punti dalla nostra parte. Domenica c'è il big match a San Nicola, San Nicola Rosarnese, potrebbe favorire l'inseguitrice per un posto migliore nella zona playoff. Sì, è uno scontro abbastanza importante, la, il risultato ci può stare qualsiasi, nel senso che tutte e due squadre sono forti e sono, cioè, se la giocano per fare bene. Insomma. Il Ceravalle va? Il Chiaravalle va, il Chiaravalle noi come ho detto sempre facciamo il nostro percorso, il nostro cammino, non guardiamo niente, guardiamo solo noi stessi, non guardiamo gli altri, noi come sempre domenica per domenica prepariamo le partite cercando sempre di fare il massimo, quindi siamo tranquilli e contenti intanto di quello che stiamo facendo. Il prossimo turno l'aspetta una partita difficile. Il prossimo turno è sempre un derby, parla col Montepone, sì, è un derby, ci sono tanti ragazzi pure di Chiaravalle che sicuramente vogliono fare bene, no? Contro la squadra del proprio paese, ma noi del resto vogliamo continuare la scia positiva di risultati, faremo di tutto per vincere questa partita. Troverete di fronte i vari Borelli, i vari Iozzo. Sì, ma come ho detto è tutta gente ex, gente di qua del posto, giocatori di tutto rispetto, noi rispettiamo sempre tutti, però come ho detto prima per noi è più importante per continuare a mantenere la nostra posizione. Mister, la squadra di Chiaravalle è un'ottima squadra messa bene in campo e tutto. Ci vorrebbe qualcosa di più, ci vorrebbe un Andrea Maida in campo. Ci vorrebbe un Andrea Maida, Andrea ormai è una persona esperta, Andrea ha fatto bene, Andrea è un'icona per il Chiaravalle, sicuramente io con i giocatori che ho sto bene, non ci vorrebbe tra virgolette nessuno, nel senso che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo tutti insieme, quelli che siamo diamo sempre il massimo, loro insieme a me, per fare bene in questo campionato, così si sta rilevando, diciamo. Quindi sono contento della rosa che ho, sono contento
conto di come la squadra, i ragazzi si impegnano ogni allenamento, si impegnano ogni partita. Poi nel calcio lo sappiamo, si prepara per fare bene, però poi quello che è il risultato del campo lo prendiamo in maniera tranquilla e positiva. Sicuramente andiamo a migliorare laddove ci sono errori, ma sappiamo di lavorare sempre al 100% con la massima concentrazione. E con la maglia sudata fino alla fine? Quello è il mio motto. Io dico sempre a loro che il calcio, essendo fatto di episodi, dobbiamo stare a quello che è il responso del campo. Però la cosa importante che ci tengo sempre a dire è che nel campo bisogna sudare la maglia, bisogna uscire dal campo dicendo, non recriminando almeno l'impegno e la voglia di portare a casa le vittorie. Quindi era il mio motto anche quando da giocatore ero l'ultimo a mollare, e così cerco di inculcare questa mentalità anche a loro. Una mentalità che sta arrivando dai 4-5 ragazzi argentini che sono qui a Chiaravalle, 4-5 ragazzi giovani che mirano pure una categoria superiore, secondo lei arriveranno a questo? Secondo me io è quello che dall'inizio che a loro cerco di dire, anche poc'anzi ho detto che per arrivare ad alti livelli bisogna essere i primi ad arrivare al campo e l'ultimo ad andare via. Non regala niente a nessuno nel calcio se non i sacrifici e la voglia di fare. Con sacrifici allora si possono raggiungere degli obiettivi, senza sacrifici e senza voglia non si va da nessuna parte. Io gli ho detto sempre che Chiaravalle è una piazza eccezionale, è una piazza che ha fatto la Serie C, è una piazza che è sempre blasonata, però dico di non fermarsi qua, di cercare di andare sempre a migliorare, sempre a migliorare, e per fare questo la voglia, la dedizione negli allenamenti, la serietà che deve avere un calciatore, sia nel campo che fuori. Speriamo che questo messaggio arrivi a loro e capiscono questo. Sì, sicuramente sì, perché sono dei ragazzi eccezionali, si sono adattati abbastanza bene, sono ragazzi che fanno gruppo, sono ragazzi che quando stanno bene danno il 100%. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. A Davoli Borgo iniziati i preparativi per la Naca. Sono iniziati i preparativi in vista della processione del Venerdì Santo a Davoli Borgo. Numerosi i giovani che stanno preparando i lumini, oltre 3.000 sono già pronti, ma ne occorrono altri 2.000. Un evento, quello del Venerdì Santo, che porta ad invadere il borgo di migliaia di persone. Ma sentiamo il maestro Evelino. Con il maestro della Naca Evelino, questa sera preparazione delle lampade, come si chiamano? Spiegacelo tu. Lampione. Questi sono i lumini che addobberanno gli abeti per la processione del Venerdì Santo. I ragazzi si uniscono tutte le sere a prepararli, diciamo siamo già a metà del lavoro. Sì. Quanti saranno quest'anno? Come ogni anno 5.000, sì. 5.000 lumini, su per giù, qualcuno in più, qualcuno in meno. E come si prevede questa Naca quest'anno? Speriamo che ci sia gente, perché 3 anni di pandemia ci hanno un pochino... Ci hanno fermato questa tradizione, ci hanno fermato un po' su tutto. Speriamo che ritorni un po' di gente e speriamo nel bel tempo, perché con l'intemperie non si potrà fare, quindi speriamo. Comunque c'è l'aiuto di tanti giovani. Sì. Sì, si porta avanti grazie al loro lavoro, se non fosse per loro si andrebbe a perdere, quindi un grazie a tutti i giovani del paese. Thank you.
A Davoli Borgo, nella chiesa di Santa Barbara, è stato presentato il libro La speranza che cerchi. Vediamo il servizio di Lorena Pallotta con le immagini di Gennaro Mongiardo. Don Francesco Cristofaro, un parroco seguitissimo dalla comunità calabrese e non solo. Lei è qui stasera per presentare la sua ennesima opera dedicata proprio all'importanza della fede e ai miracoli che la fede può portare nella vita di ognuno. E come mai ha necessità di, o comunque vuole, portare avanti questa testimonianza? Il libro che ho scritto si chiama La speranza che cerchi e appunto il tema è quello della speranza, perché siamo tutti cercatori di speranza, io per primo, perché nascendo con una paresi spastica alle gambe, quindi sacerdote con disabilità, ho cercato questa speranza, ho cercato ovunque ma nessuno me la dava, anzi venivo etichettato come un poverino e venivo isolato.
i viaggi della speranza dei miei genitori dal sud al nord per consultare i medici, ma anche i falsi viaggi, quelli che portavano mia madre dai maghi, dai cartomanti, no? Che la illudevano e le spillavano tanti soldini. In questo libro ci sono 8 storie, io li chiamo guerrieri della vita, di gente che a un certo punto ha avuto dinanzi a sé un muro altissimo. E dinanzi a questo muro, che è 100 volte più alto di te per una situazione che ti è successa o un fatto, non hanno scelto di arrendersi, ma hanno scelto di lottare. Ecco, la speranza è questo, non arrendersi e lottare. Padre, nei momenti di disperazione, quelli proprio bui, non è facile trovare la fede. Come si può fare? Innanzitutto bisogna circondarsi delle persone che davvero tengono a noi. Quindi in queste storie è vero che ci sono dei protagonisti, ma attorno a questi protagonisti c'è sempre una famiglia, ci sono sempre i genitori, ci sono persone che veramente si adoperano per alleviare la sofferenza. Poi, per chi ha il dono della fede, non bisogna mai abbandonare la preghiera. È vero che può succedere qualcosa, ma è vero però che bisogna sempre rialzarsi. Quando ci succede qualcosa noi tendiamo ad abbassare lo sguardo. Quando io ho chiesto a una delle protagoniste, Assunta, qual è il colore della speranza, Assunta mi ha detto il cielo, perché noi dobbiamo sempre alzare lo sguardo verso il cielo. Cosa dice lei ai fedeli che si rivolgono per chiederle aiuto in momenti appunto di necessità, di disperazione, di tristezza? Intanto non si nasce sacerdoti, ma sacerdoti si diventa tutti i giorni stando accanto alla gente, no? Papa Francesco ama dire che noi parroci dobbiamo avere la puzza delle pecore. E che cosa dico? A volte sono consapevole di non avere una bacchetta magica, ma nessuno di noi ce l'ha, e a volte sono consapevole che le parole non servono, e allora ho imparato ad esserci. Parto con l'esserci e poi piano piano facciamo il resto. Cosa le hanno dato i fedeli nel suo percorso di sacerdote? Tantissimo, e non è una parola di circostanza. Io giro tutta l'Italia, dal nord al sud, isole comprese, e vi assicuro che c'è gente che fa 100 chilometri per venirmi a conoscere, per dirmi che una mia parola li ha aiutati in un momento difficile. Quindi ricevere queste testimonianze innanzitutto per me è un monito a non arrendermi e a continuare questa missione che può portare solo bene. Un messaggio di speranza ai suoi fedeli, soprattutto ai giovanissimi che in questo periodo sono stati particolarmente toccati da questi anni di anormalità di vita. Già il giovane di per sé è speranza, no? Perché il giovane indica futuro, indica bellezza, indica coraggio, indica avventura. Quindi dico sempre di non arrendervi mai e mettete a frutto quelle intuizioni che avete e quei talenti belli che avete. Andate avanti perché abbiamo bisogno di voi. L'abbiamo, come si dice, ci ha portato su questo libro con allegria, con tutto, è anche un libro da leggere in quanto sono problemi per queste ragazze. E poi, scusa, prima mi sono emozionato quando parlavo, siccome prima di venire qui ho ricevuto una telefonata di Milano che abbiamo lasciato un centro grandissimo per queste ragazze, io e mia moglie, e praticamente mi hanno detto che ci sono oltre 500 ragazze lì. Poi mia moglie ha costituito anche l'ANFAS ed è una cosa che sta andando alla grande, senza interesse, senza niente. Mia moglie e altre 9 famiglie abbiamo fatto questo, è una cosa grandissima. Sono soddisfatto e contentissimo di quello che ho fatto, proprio di quello che abbiamo lasciato, che è una cosa proprio vicino a Milano, nemmeno a 7 km dal Duomo. Sì, Don Francesco ha voluto inserire la storia di Silvia abbinandola alla storia di Padre Pio, che è un santo, perché è la preghiera che li accomuna. Silvia pregava tanto, Silvia è andata in cielo
purtroppo a causa di un tumore osseo, però ecco, noi accompagnandola in questo viaggio, diciamo, noi speravamo di guarigione, però ecco, siamo guariti noi innanzitutto come genitori da questo dolore grandissimo, perché lei aveva sempre Gesù accanto, e questa certezza, questa speranza che noi portavamo nel cuore ha fatto sì che anche dopo la sua morte, la sua nascita in cielo, come noi amiamo dire, ci abbia consolato, sapendo di non aver perso una figlia, ma essendo certi che è custodita e che ci segue amorevolmente dal cielo. Quindi Don Francesco scrive bene: la speranza deve sempre essere presente nella nostra vita, perché c'è sempre una luce che ci accompagna e che ci guida fino alla destinazione ultima. Il ricordo più bello che avete di Silvia? È il sorriso. Il sorriso, cercava sempre e riusciva a trovare sempre qualcosa di bello, anche nella disperazione, nella malattia, nelle giornate difficili che lei viveva, riusciva sempre a trovare qualcosa di bello, alla fine a dire: mamma, hai visto, è successo questo, è vero, però siamo stati consolati, è successo qualcosa, ecco, che ci ha consolati. Quindi lei riusciva a vedere sempre qualcosa di bello, quello che spesso invece noi, pur essendo nella salute, ci lamentiamo sempre. Quindi ci ha insegnato questo, essere grati, Silvia. Grazie.